Intanto vorrei ricordare ancora stasera voi Francesco Pio, che abbiamo fatto questa partita infrasettimanale, questa serata di gioia con i tifosi per poter aiutare questo ragazzino, e questa vittoria la dedichiamo anche a lui. La partita è stata una partita dopo una settimana un po' particolare, dove ci sono stati degli infortuni, delle squalifiche, malattia. Però c'è stato sempre un allenatore che non ha mai guardato quelli che non ci sono. Io devo cercare di mettere in campo il meglio che abbiamo per questa partita, e chi è andato in campo per me è il migliore. Sicuramente è stata una partita giocata soprattutto nel primo tempo, con grande intensità, sì, però coesione. C'è stata una squadra che ha giocato insieme contro il portatore di palla del Benevento, 10 contro 1 sempre. E se noi abbiamo questa mentalità di essere una squadra operaia, dove da davanti si inizia a lavorare e dietro a essere sempre concentrati, sicuramente noi possiamo soffrire un po' meno. Poi io non so se questa è la quadratura del cerchio, perché se dopo una vittoria vengo qua e dico una domanda che tu mi hai fatto, questo è il sistema migliore, questa è la quadratura, credo che direi un'eresia e una stupidaggine. Oggi porto un esempio, oggi il Brescia, che è sempre giocato con un 4-2-3-1, un 4-3-3, è andato a Verona, ha giocato un altro sistema, ha fatto 2-2, è risultato importante. Credo che ogni partita ha una sua partita, ha un suo modo di interpretare. Noi stasera, voi siete intelligenti, sapete i ruoli dei ragazzi che sono scesi in campo, e potevo cambiare sistema senza cambiare giocatori. Avendo in prote Zito in campo, potevo passare un 4-4-2 e giocare a specchio con loro, però loro sono giocatori importanti, hanno dei giocatori nell'uno contro uno molto bravi. Ho preferito correre un po' di più sulle fasce, dare a loro la possibilità di giocare con i difensori, ma avere un pochettino più intensità in mezzo al campo, più densità in mezzo al campo. Pierro? Grazie. Secondo tempo, sì. Quello che forse è la forza della settimana, il possesso palla, saper ammorbidire la partita, come mai? Perché forse ci ha fatto soffrire un po' di più questo, fisicamente. Io credo che se c'è movimento da parte di tutti si creano anche tanti spazi per poter poi ricevere palla. Se noi giochiamo da subito diventa difficile. Se noi ci muoviamo con coralità, credo che abbiamo la possibilità di poter mettere in difficoltà anche gli avversari. Però c'è stato possesso palla perché avevamo tra le linee, studiato la partita con Rosina, che potesse venire a giocare dietro i loro due centrocampisti, farsi vedere, dare la possibilità di salire con gli esterni. Però questa è stata una partita, ma non vorrei passare da un dato a un altro. Abbiamo vinto, sono felice un po' per tutti, è stata una settimana un po' particolare, ma non siamo né bidoni prima e né fenomeni adesso. Siamo una squadra che deve capire di essere operaia, una squadra che sa che contro chiunque gioca se la può giocare se c'ha una certa mentalità. Altrimenti siamo destinati poi a morire, perché secondo me quando cominciamo a pensare di essere belli, di essere i più bravi, diventa difficile. Questo non è mai capitato, perché io vorrei sempre guardare indietro, e vi ripeto adesso anche in un momento dove c'è più serenità anche nel colloquiare. Non dimentico la partita di Vicenza, col Vicenza, non dimentico la partita di Ferrara, non dimentico la partita di Spezia. Se noi avessimo avuto 2-3 punti in più, credo che sarebbe tutto un pochettino più sereno. Il calcio però è fatto così, ha fatto i risultati, ma io vorrei vivere in un mondo più equilibrato, più sereno. So che per starci dentro bisogna essere sempre sotto. Stasera respiriamo un po' d'ossigeno, però domani è già un altro giorno e Brescia è già vicina. Buonasera, mister Trenini. Abbiamo visto una bella Salernitana questa sera, ha coperto bene tutti gli spazi vitali del campo, abbiamo visto anche degli uomini ben allenati da lei a muoversi anche senza palla. Ha convinto anche la catena di sinistra, vitale e Zito, è una catena che può dare ampie garanzie sul piano dell'offesa. Le dà questa catena le stesse garanzie sul piano del non possesso? Ma io credo che a sinistra con Vitale noi abbiamo fatto... Allora noi siamo una squadra, quando leggiamo i dati, siamo una squadra che giochiamo, stasera è stato già un po' diverso, abbiamo giocato sia a destra che a sinistra perché abbiamo un giocatore un po' più offensivo come in prota, però noi giochiamo sempre prettamente a sinistra, vuol dire che chiunque gioca da quelle parti c'è la possibilità di avere giocatori di corsa,
oltre alla qualità, perché Vitale è un giocatore di grande qualità. Zito stasera ha fatto un'ottima partita finché ne ha avuta, però come ho detto prima, per i risultati, una ronda non fa mai primavera, cerchiamo di avere anche prestazioni che continuino. Dobbiamo essere felici, però non vorrei vivere su questa partita, vorrei vivere su tante partite. Marotta, il mattino. Buonasera. La scelta di dare un minimo di riposo a Donnarumma è stata tecnica, motivata, tattica e soprattutto Mantovani, cioè questo esordio vincente di Luis Felipe al posto di Mantovani per motivi fisici o è stata una sua scelta? No, mia scelta. Tutte e due sono... No, perché anche Mantovani veniva da una settimana particolare. No, è stata la mia scelta perché... anche quello di Donnarumma, io cerco di mettere in campo, vorrei essere chiaro anche su questo, Donnarumma è un gran giocatore, però è un gran giocatore anche Zito quando era in panchina, e quando in panchina anche a cavallo, quando si gioca in 11, sicuramente quando io devo fare una formazione devo capire anche il momento e contro chi giochiamo anche. La scelta di Luis Felipe è un ragazzo che io da quando è arrivato l'ho visto sempre crescere, doveva capire un attimo i nostri ritmi quali erano. In Brasile si gioca in un modo molto, molto blando, più tecnico, qui è molto più aggressivo e tattico. La scelta di farlo giocare perché l'ho visto sereno, mente sgombra rispetto ad altri. Mantovani per me è un ragazzo straordinario, me lo porterei ovunque andrei ad allenare, questo ve lo dico, perché è un ragazzino davvero che farà carriera, farà parlare di sé. Donnarumma in questo momento ho bisogno di avere due giocatori davanti che mi potessero dare, uno, la capacità di giocare tra le linee, che era Rosino, e far giocare Rosino insieme a Coda mi dava, avendo un centrocampista, un più equilibrio. Quindi è una questione di equilibrio. Buonasera mister, senta, lei ha allenato anche in Inghilterra, poco fa il padron Lotito si è leggermente lamentato di una presenza che magari auspicava superiore ai 14.000 circa spettatori presenti. Perché c'è questo calo in Italia in generale? Soltanto una questione di diritti, io... di rette televisive, di impianti fatiscenti, eccetera. Beh, intanto io dovrei dire che vorrei sempre giocare davanti a 15.000 persone, nel senso che sono abituato, sono stato in altre città dove c'erano 3.000, 4.000 persone, 5.000 era già uno stadio pieno, però sicuramente il presidente voleva dire che forse Salerno gli ha dato sempre la possibilità di vedere uno stadio sempre pieno, questo voleva dire secondo me. Sicuramente fa parte anche del gioco del calcio, i risultati ti portano poi a seguire. Però se io ricordo l'anno scorso la salvezza, i 20.000 che c'erano quando c'era l'ultima partita, credo che Salerno sia sempre risposto, almeno per quello che vedo io. Barbarisi, poi buonasera. Nulla da togliere a chi ha giocato al suo posto, ma l'assenza di Oce in mezzo al campo si è sentita quest'oggi? A sua vista. Io credo che Oce è un giocatore atipico rispetto a quelli che hanno giocato stasera. Stasera forse abbiamo avuto un giocatore più lineare, più di qualità, che mi ha sorpreso, ma non lo sapevo, perché cioè io ero sicuro di quello che faceva. Della Rocca ha giocato già in quel ruolo, sia a Bologna, sia a Perugia, e sapevo quello che poteva dare. Avere vicino un ragazzo come Zito che voleva dimostrare, è un busellato che dà sempre l'anima in campo, avevamo tre giocatori che si potevano completare. Sicuramente oggi era un giocatore straordinario per quello che ha fatto finora, però noi dobbiamo essere sempre capaci di capire che siamo tutti utili e sono indispensabili. Se vogliamo essere una squadra e vogliamo avere sempre tutti i giocatori, sempre pronti a entrare, tutti i giocatori devono sentirsi utili, altrimenti è un problema. Giuliano, chiudiamo. Salve, buonasera. Secondo me, a mio avviso, la scelta oggi di giocare con una sola punta, con Rosina, tra le linee, è un centrocampo più corto al pagato, perché ha costretto il Benevento a stringere con i laterali, quindi questa ha consentito da Senati di scordare spesso sugli esterni. Nel secondo tempo, a mio avviso, c'è stata tanta partita, soprattutto tattica, e la sofferenza fisiologica è arrivata solo da qualche disimpegno in uscita che diciamo ha poi preparata la squadra. Poi per il resto credo sia stata abbastanza. Credo che l'analisi giusta sia questa: primo tempo dove abbiamo cercato di fare calcio e abbiamo costruito le occasioni, secondo tempo ci aspettavamo anche che il baricentro del Benevento si alzasse un po' di più. Voi per la fatica nostra, e poi hanno portato tantissimi giocatori dentro l'area di rigore con dei lanci lunghi, hanno fisicità e questo a loro ha pagato. Abbiamo subito un gol che mi fa ancora male perché lavoriamo tanto su palle inattive.
lavoriamo anche sui falli laterali, perché abbiamo dato la possibilità ancora su un fallo laterale di essere pericolosi. E noi, se noi miglioriamo giorno dopo giorno su queste cose, credo che possiamo soffrire un po' di meno.